La fotografia in bianco e nero si presta particolarmente ad essere trasferita su carta e non essere fruita solo sul monitor. Le stampanti più evolute raggiungono risultati eccezionali usando inchiostri a varie densità di nero: nero normale, nero fotografico e nero chiaro. Quando mandate in stampa un'immagine in bianco e nero, il software seleziona i colori neri al posto degli inchiostri colorati. Il risultato è un'immagine monocromatica, priva delle dominanti fastidiose che spesso si ottengono con stampanti normali. La stampa digitale in bianco e nero di qualità può avvantaggiarsi anche di supporti speciali definiti fine art, che donano una resa, anche tattile, di valore artistico. Unita all'immagine in bianco e nero, ci riporta al passato, alla tradizione, alla stampa artigianale di un tempo. Alcuni produttori propongono anche cartoncini rigidi, che non si possono piegare e quindi richiedono l'alimentatore diretto, grazie ai quali è possibile realizzare veri e propri quadri. Se la vostra stampante li supporta, sul mercato esistono anche inchiostri speciali al carbone, per stampe di elevata qualità in bianco e nero.